Oggi abbiamo il piacere di avere con noi, ospite a Visioni Private, Antonio Paolucci, storico dell'arte, direttore dei Musei Vaticani, già ministro dei beni culturali, soprintendente al Polo Museale Fiorentino e tanti altri prestigiosi incarichi nel mondo dell'arte. Quindi una vita immersa nella bellezza. Sì, immersa nelle figure, diciamo, le figure dell'arte, le figure che la storia ci ha consegnato. Questo è il mio mestiere, devo dire che mi ci sono sempre Che è divertito un bel mestiere. a fare queste cose, le cose che ho fatto. Lei viene da una famiglia di antiquari, mi sembra, Io vero? dico sempre che faccio questo mestiere perché vengo dal mestiere, in un certo senso. Io vengo da Rimini, la mia città è Rimini, vengo da una famiglia di antiquari. Suo padre era Era antiquario? antiquario, mio nonno lo era, una piccola famiglia di antiquari di provincia, diciamo, ma l'odore dell'arte antica mi è entrata nella pelle fin da quando ero un bambinetto di pochi anni. Quindi mi è sembrato naturale quello di decidere da grande di fare lo storico dell'arte, no? Di solito uno, figlio maschio, magari vuole che faccia il medico oppure l'avvocato o qualcosa del genere. A casa mia è sembrato naturale che io abbia detto un certo giorno, finito il liceo classico, vado a Firenze perché a Firenze c'è lo storico dell'arte, secondo me il più bravo di tutti, che è Roberto Longhi. Voglio laurearmi in storia dell'arte con lui, cosa che ho fatto. E poi tutto il resto è I venuto suoi genitori di logica contenti? conseguenza, certo. Certo. Ho dato i concorsi per la soprintendenza, ho fatto la carriera che ho fatto. Lei è di Rimini. Sì, certo. Non so, se dovesse indicare a un visitatore, no, che non conosce Rimini e vuole sapere che cosa andare a vedere, delle bellezze di Rimini, che cosa gli consiglierebbe? Rimini è una città, una capitale dell'arte italiana, pochi lo sanno, tutti È pensano vero. al divertimentificio, eccetera, ma non è solo questo. E ci sono monumenti straordinari che figurano in qualsiasi manuale di storia dell'arte, a Rimini, per esempio, il Tempio Malatestiano, no? Dell'Alberti, che è un vero e proprio emblema del Rinascimento italiano, oppure gli affreschi giotteschi che ci sono nella chiesa di Sant'Agostino, o il Cagnacci più bello del mondo che sta nella chiesa di San Giovanni Battista, che era la mia parrocchia, e mi ricordo da bambino le ali dell'angelo del Cagnacci che mi Inquietavano. inquietavano e mi lasciavano ammirato e stupito. Questo è il ruolo dell'arte, proprio questo, quello di rendere emozionati e felici, e io l'ho sperimentato molto presto. Senta, da ragazzo le piaceva guardare la televisione? Mi piaceva guardare la televisione, non guardavo lo sport, non mi fregava No? niente dello sport. Mi Neanche varietà, piacevano, vero? no, mi piacevano molto invece i seriali di allora, cioè i grandi romanzi in bianco e nero, come dimenticare Anna Karenina, per esempio, E anche questo ci ha la Lea citato, eh? Massari, Guardi, anche. oppure la Cittadella di Cronin, Ancora un altro ce l'ha citato, Il questo. medico Io eroico sono era stato il niente meno complice. che Lupo, Alberto Anche Lupo, Michele Michele Strogoff, eh? Strogoff, Fra il qualche Corriere istante i dello tuoi Zar. occhi Ecco, queste sono si le cose chiuderanno per che. sempre davanti. Questo l'aveva visto allora. La mia televisione era soprattutto Guarda finché questa. sei in tempo e ricorda. Vediamo che. Questa è la scena terribile. Ah, che lo accecano proprio. I tartari I cattivissimi, no? E tutto, tartari. e lui. Ebbene, Ogareff, che cosa dici di questo mio modo di rendere giustizia? Una barbarie disonorevole e inutile, Feofan. Bisognava passarlo per le armi, rapidamente, come spetterebbe a un soldato. Lasciare in vita Strogoff ci farà correre grandi rischi. Dimentichi che questo prigioniero è mio e che per la nostra gente ogni atto di giustizia deve essere una festa. Michele Strogoff, tratto da un romanzo di Jules Verne, Sì. lei, quali erano le sue letture giovanili, le sue Ma passioni? credo di aver letto da ragazzino tutti i romanzi russi, Tolstoi naturalmente, Guerra e Pace, è stato il mio libro, no? Potrei ancora adesso raccontare tutto quello che è successo a Borodino prima e dopo, Certo, eccetera, lei eccetera. quindi è più tolstoiano che dostoievskiano, sa che ci sono. Assolutamente sì. E Ah sì? certo, Perché? perché Tolstoi è classico, Tolstoi
Tolstoi è come l'occhio di Dio che scruta il mondo dal contadino Platon Karateyev al maresciallo Kutuzov, a Pierre, a Natale. E poi crea Tolstoi personaggi eterni, che ognuno di noi è un po' Pierre, ogni donna è un po' Natasha. Anna Karenina. No? O Anna Karenina, no, certo, sì. E questa è la grandezza classica del conte Lev Tolstoi. Sì, Dostoevsky forse è più intimo, è no? più drammatico, è più moderno, più fra virgolette, se vogliamo. Piace di più ai giovani. Ma sì, forse sì. Così come nel mondo delle arti ai nostri giorni piace più Michelangelo di Raffaello, ma è Raffaello. Ecco perché? Perché Michelangelo, la gente, gli uomini, le donne, gli uomini di oggi lo sentono, come dire, vicino alla propria sensibilità, perché ha caratteri molto attuali, no? Michelangelo è incontentabile, è estremo, ha delle caratteristiche esistenziali tormentate. Tutto questo Raffaello non c'è, Raffaello è calma, è lusso, è eleganza, è splendore, è gioia di vivere. E tutto questo è lontano dalla sensibilità e dal gusto delle donne e degli uomini di oggi, io credo. Perché Michelangelo era più tormentato di Raffaello. Michelangelo era come lo conosciamo, come sì. Fra l'altro Michelangelo è stato un amministratore formidabile della sua eccezionalità. A lui è mancata soltanto la televisione, io lo dico sempre questo. Aveva per la fortuna di avere un grande divulgatore della sua genialità, cioè era Giorgio Vasari, il più grande critico d'arte di tutti i tempi, ed è lui che ha costruito il personaggio eccezionale, il vertice nella storia delle arti di tutti i tempi. Lui sapeva di essere speciale e faceva di tutto per farlo credere. Era iracondo, era misantropo, era incontentabile. Sul piano umano doveva essere la persona più sgradevole di questo mondo, ma lui ci ha marciato su questa sua unicità ed eccezionalità. Ma ricorda che nella televisione di allora, la bella televisione di allora, c'erano più programmi dedicati all'arte? All'arte c'era qualcosa che il mio maestro Roberto Longhi apprezzava molto e mi piacerebbe che si facesse ancora, perché c'erano nelle pause degli spettacoli c'erano delle visioni d'Italia. L'intervallo? Pezzi d'Italia, l'intervallo c'era Tuscania, c'era le torri di San Gimignano, oppure Nicastro in Calabria, oppure Magenta in Lombardia, e vedevi monumenti, chiese, castelli, abbazie, che non sapevi neanche che esistessero. Era l'Italia minore, l'Italia dei 100 campanili, che in qualche modo, senza neanche volerlo, non c'era un progetto, un programma in questo, la televisione di allora, dove non c'era la pubblicità come adesso, ma veniva fuori, e questo era molto bello. Io ricordo che tutti i ragazzi stavano seduti davanti all'intervallo aspettando il programma, no? Certo. E intanto vedevano queste bellissime immagini. Intanto vedevano le torri di San Gimignano oppure la Certosa di Pavia. Quindi lei diceva che ha scelto Firenze all'università perché? Ha scelto Firenze perché c'era Roberto Longhi, che è stato il più grande storico dell'arte italiano del Novecento. E quindi com'era come professore? Era infinitamente intelligente, infinitamente seduttivo e non è poco per un maestro, no? Assolutamente, allora ha insegnato il mestiere a chi ha avuto la fortuna di essere suo allievo. Allora noi adesso lo rivediamo. Questo è del 1963, era L'Approdo. L'Approdo, certo. Perché lui era proprio nel comitato dei direttori dell'Approdo. Sentiamo che cosa diceva. È un bel regalo che mi fa. Molti sono ancora coloro che pensano che i monumenti dell'arte nati per un determinato luogo debbano morire sul luogo. Questo è un concetto di estetica, come dire, eroica, che non regge all'esame. Le opere d'arte non sono dei soldati in trincea. Almeno una metà della civiltà artistica italiana è costituita dalle creazioni della nostra grande pittura murale. Esse sono giunte ormai al punto di crisi nella loro vita purtroppo mortale, al punto di minima resistenza. Sono quasi tutte in stato pre-agonico. Eppure anche qui non manca chi sostenga che anche queste opere
devono restare sul posto per morirvi, naturalmente. Ricordo a questo proposito, subito dopo la guerra, dalle pagine del Ponte, diretto dal nostro compianto Calamandrei, una polemica fra me e il professore Salmi, che è anche oggi apprezzatissimo presidente del Consiglio Superiore di Belle Arti, dove io, più radicale, e dico questa parola senza nessun significato politico, sostenevo che i grandi cicli murali vadano salvati staccandoli dal muro che è ormai inzuppato di umidore e di salvezza. Allora, questo è del 1963. Lei condivide quello che dice? No, non lo condivido. No. Qui è stato... Bisogna entrare nel momento storico. Sì. È rinato una forte polemica fra Longhi e altri insigni professori delle università italiane, ma l'argomento era lo stacco degli affreschi. Noi tutti all'epoca giovani, funzionari, appena laureati, eravamo favorevolissimi allo stacco degli affreschi. Poi ci siamo accorti dopo che l'opera d'arte è staccata dal suo supporto, l'affresco che non è più attaccato al muro ma è un'altra cosa, diventa un modo per snaturarlo, per renderlo altro da quello che era e che doveva essere. Sono fatte vere e proprie devastazioni con questo nobilissimo criterio, desiderio di salvare i documenti figurativi del Medioevo e del Rinascimento italiano. Oggi i magazzini delle soprintendenze, i depositi sono pieni di affreschi staccati che non si possono più rimettere in opera perché intanto il muro è stato modificato e poi dietro gli affreschi ci sono le sinopie, cioè il disegno preparatorio, e questo significa che si raddoppia l'estensione, si possono staccare anche quelle naturalmente, e così succede che infinite metrature quadrate di affreschi e relative sinopie sono di fatto oggi inutilizzabili. E poi cambia la consistenza, la tattilità materica. L'affresco che sta sul muro è qualcosa di accidentato, di minerale in qualche modo, no? È come la terra, come una roccia, ha tutte le sue discrepanze, disuguaglianze. L'affresco staccato si appiattisce, diventa come una camicia stirata, diventa una tela, no? E quindi questo contraddice la sua natura, che deve essere alta. E quindi anche i grandi maestri possono sbagliare. E in quel momento c'era una dura polemica fra Longhi, fra il professor Salmi, che lui citava, Cesare Brandi e altri. Erano gli anni, appunto, la stagione degli stacchi, come poi è stata chiamata. Tornassimo indietro non lo rifaremmo. Lei oggi è direttore dei Musei Vaticani. Quali sono le caratteristiche in generale di questi musei? Beh, intanto mi lasci dire che io considero questo servizio, questo ruolo di essere direttore dei Musei Vaticani come un inaspettato premio alla carriera, in un certo senso. Io sono stato ministro dei beni culturali, lei lo ha ricordato, sono stato soprintendente in mezza Italia, Venezia, Mantova, Verona. Firenze, a Verona, ma questo mi mancava. E alla fine della mia carriera statale il Papa mi ha chiamato a dirigere quelli che sono i musei più antichi d'Italia e quelli che sono stati in qualche modo l'archetipo di tutti i musei, perché prima vengono i Musei Vaticani e poi gli Uffizi, e poi il Louvre, e poi la National Gallery, e poi tutti i musei del mondo, perché questo è stato il modello, così come la Biblioteca Vaticana è l'archetipo di tutte le biblioteche. Detto questo, lei mi chiede una domanda che mi ha sempre affascinato, no? Ma non è facile rispondere. Qual è la caratteristica, il carattere distintivo dei musei del Papa? Io direi che il loro carattere distintivo è il fatto che sono universali e plurali allo stesso tempo, un po' come la Chiesa. In questo senso i Musei Vaticani rappresentano veramente la Chiesa, sono il suo luogo identitario, ti fanno capire la missione, il destino, la storia della Chiesa di Roma. Infatti, se voi entrate nei Musei Vaticani, praticamente tutte le forme espressive delle umane civiltà sono presenti, c'è la statuaria greco-romana, no? I capolavori, Laocoonte, l'Apollo di Belvedere, quelli che troviamo riprodotti in ogni manuale di storia dell'archeologia, ma ci sono anche gli Etruschi, ci sono la civiltà egizia, ci sono i manufatti degli aborigeni dell'Australia, il museo etnografico, uno dei più importanti del mondo,
E poi ci sono i capolavori del Rinascimento italiano, Raffaello nelle stanze, Michelangelo alla Sistina, Pinturicchio nell'appartamento Borgia, Perugino un po' dappertutto, Botticelli nella Cappella Sistina, Caravaggio nella, e Giovanni Bellini e Leonardo da Vinci nella Pinacoteca. E poi ci sono gli oggetti di arte minore, gli arredi, i vetri, gli smalti, i tessuti. Tutto questo che cosa vuol dire? Che cosa rappresenta? Significa, secondo me, l'attenzione, la curiosità che la Chiesa di Roma ha sempre avuto nella sua storia due volte millenaria verso le cose che escono dalle mani degli uomini. In fondo, l'unica metafora possibile per significare Dio creatore è proprio l'artista creatore, no? L'artista creatore è in qualche modo metafora e figura di Dio creatore. Questo la Chiesa lo ha sempre capito e lo ha sempre coltivato. Ci sono anche i capolavori dell'arte moderna e contemporanea nei musei vaticani. Che però, appunto, lei diceva in un'intervista, ci vorrebbero settimane per vedere tutto il patrimonio artistico. Io sono nei musei vaticani ormai da 6 anni e li conosco fin da quando ero studente, venivo a Roma per vedere queste cose. Ma direi una grossa bugia se dicessi che li conosco. Conosco alcune opere nel percorso dei Vaticani, conosco alcuni settori perché sono argomento dei miei studi specifici, ma ci vorrebbero molte generazioni per poter dire di conoscere veramente partitamente e approfonditamente tutto. La sola Cappella Sistina è visitata da milioni di persone ogni anno. Ho letto che lei raccomanda sempre una visita silenziosa perché è un luogo sacro. Questo viene rispettato, questo suo invito? Questo no, perché la gente è fatalmente, inevitabilmente rumorosa, no? La stessa emozione produce rumore. Uno entra nella Cappella Sistina ed è come schiacciato. Fra l'altro io dico sempre, ma quando entrate nella Cappella Sistina sappiate che non c'è soltanto Michelangelo, ci sono uno accanto all'altro 3 dipinti di Botticelli. Voi fate la coda agli Uffizi per vedere la Primavera, certo, la Nascita di Venere. Entrate lì dentro e neanche lo guardate Botticelli, eppure sono 3 immensi murali di Botticelli, ognuno di quelli è grande 4 volte la Primavera che sta agli Uffizi e sono in condizioni conservative praticamente perfette, ma nessuno li guarda praticamente, come non guardano Perugino, come non guardano Ghirlandaio, mi riferisco agli affreschi 400 della Cappella Sistina, perché Michelangelo è come una luce troppo forte che acceca tutto il resto, la gente ha occhi e tensione psicologica solo per lui e questo. E a parte Michelangelo, poi quali sono gli altri luoghi che attirano moltissimi visitatori? Raffaello? Raffaello delle stanze meraviglioso, è qualcosa che tocca il cuore, no? E che rende felici, almeno quelli come me che amano, come vedo lei, sì, Raffaello. Allora, adesso facciamo un passo indietro però, perché non dimentichiamo un'altra parte importante. Lei è stato soprintendente al Polo Museale Fiorentino di Firenze per quasi 20 anni. Sì. Esatto, però adesso vediamo questo documento del 73. 1973. Ragazzi, adesso voi avete finito la vostra visita alla Galleria degli Uffizi, dove avete visto in questa grande galleria, la più grande d'Italia, i grandi capolavori dei grandi maestri. Ne avete visti 8, 10, non di più, avete visto Giotto, Botticelli, Leonardo. Ma oltre a rendersi conto di queste straordinarie meraviglie che avete visto su, è molto importante che voi sappiate cosa c'è intorno al posto dove voi vivete e che abbiate una conoscenza e una coscienza di queste opere d'arte che sono sparse nelle campagne dove i vostri nonni, i vostri genitori sono sempre vissuti. E allora vi abbiamo portato qua al gabinetto di restauro delle statue della Soprintendenza di Firenze, dove vedrete cosa succede a un'opera che viene proprio dai dintorni di Montespertoli quando nessuno se ne occupa, cioè è andata a pezzi. Infatti, questo è una bella maiolica robbiana della bottega di Giovanni della Robbia, che quasi nessuno conosceva praticamente, che viene proprio dal vostro territorio, viene dalla chiesa di San Martino a Maiano, vicino a San Pancrazio e a Montespertoli.
una chiesa purtroppo abbandonata, un paesino dove adesso non c'è più nessuno, come in tante altre parti delle vostre campagne, no? Della nostra provincia. Vedete, non è certamente un capolavoro grandissimo come quello che avete visto agli Uffizi, però è un'opera indubbiamente importante che vale la pena di salvare. Ecco ragazzi, io chiederei la vostra collaborazione proprio perché avrei piacere che voi ci aiutaste a individuare altri casi come questo, perché noi possiamo restaurarli, possiamo individuarli, possiamo aiutarvi a salvare il patrimonio artistico del vostro territorio, che non è soltanto vostro, ma è naturalmente di tutti noi. Se lo ricorda? Me lo ricordo, sì. Se lo ricorda? Ma direbbe le stesse cose oggi ai ragazzi? Beh, insomma, è persino emozionante e commovente di vedersi giovani, no? Vero? Uno pensa sempre che siamo stati giovani e non l'abbiamo capito, in fondo. È vero, no? È verissimo. Che cosa meravigliosa e splendida è la giovinezza. E che si capisce che è una cosa meravigliosa solo quando ormai ci sta scivolando come la sabbia fra le dita. Questa è la cosa. Durante, fra le ironie del destino, questa è la più crudele. Sì, è vero, no? È vero. Lei si è, fra l'altro, ha dedicato anche un libro al laboratorio del restauro di Firenze. Sì, sì, vero? Certo, perché io mi sono occupato molto di restauro, me ne occupo ancora naturalmente, ma quando ero giovane ero la mia occupazione totale, prevalente, no? Così come mi occupavo di didattica, mi è sempre interessato molto potere spiegare, far capire. Io dico sempre, insomma, ognuno di noi ha un dovere, quello di trasmettere, a qualunque livello, ai bambini piccoli, così come all'Accademia dei Lincei, ma se non comunichiamo e se non cerchiamo di condividere le cose che sappiamo, importanti o meno che siano, piccole o grandi che siano, che ci stiamo a fare, no? Questo è... E l'Italia è a un buon livello come restauro? Sono molti giovani scelgono questa professione? Ormai agli italiani restano pochi primati, credo. Uno dei pochi, forse, non dico l'unico, ma uno dei pochissimi primati che ancora ci restano è il restauro, la scienza della conservazione. Siamo ancora i migliori del mondo in questo, ce lo riconoscono. Lo si capisce dal fatto che nel mondo del restauro l'italiano è lingua franca. Sì. Tu vai a Xi'an in Cina e vedi che il loro laboratorio di restauro è un clone dell'Istituto Centrale di Roma, perché lo abbiamo fatto noi italiani. Vai al laboratorio di restauro del Metropolitan di New York e senti parlare italiano, perché ci sono restauratori italiani che sono andati a lavorare là. E questo perché? Perché bene o male gli italiani hanno inventato il restauro moderno. Allora, dopo aver visto queste bellissime cose, ricordiamo anche un momento triste. Lei fu nominato commissario per il restauro della Basilica di San Francesco ad Assisi. Allora, rivediamo un attimo. Era il 1997. 1997. E purtroppo il secolo e il millennio si chiudeva con questa terribile tragedia del terremoto. Ad Assisi, nella Basilica di San Francesco, dove il crollo è in diretta davanti alle telecamere del TG1. Nei 20 minuti successivi filmiamo altri danni ai cornicioni e alla sala papale. Poi, mentre ci accingevamo ad intervistare un testimone del terremoto della notte scorsa, con il quale entrare nella Basilica Superiore, il Gran Botto. Tutte le pitture che ci sono, di grande rilievo, però, come voi potete osservare, quanto i danni furono molto ingenti? Beh, parla del santuario di Assisi, sì, certo, esatto. Crollarono due porzioni della volta della chiesa superiore, 300 metri quadrati di grande pittura delle origini, no? Giotto e Cimabue, vennero giù diventando migliaia di frammenti che poi si è cercato di ricomporre, ma naturalmente questo pazzo, il pietoso, ha prodotto risultati assai modesti.
L'intervento di restauro tuttavia è stato molto importante perché siamo riusciti a ricucire le volte squarciate, a consolidare la copertura della Basilica Superiore e quindi possiamo essere contenti della situazione data e del risultato che abbiamo raggiunto. Lei ha detto, spesso lo dice, che in fondo nei progetti, nei piani dei politici dovrebbe esserci la cultura e l'arte al primo posto. In realtà io vedo che per esempio di arte si parla quasi solamente quando succedono dei disastri, il Colosseo, Pompei, eccetera. E lei parla sempre di due idee, no, sull'arte, una all'educazione e una alla defiscalizzazione. Sì. Allora, per l'educazione che cosa bisognerebbe fare secondo lei? L'educazione bisognerebbe persuadersi, e anche questa è una cosa che diceva il mio maestro Roberto Longhi, che la lingua fondamentale degli italiani è la lingua figurativa. Dovremmo cominciare a spiegare Piero della Francesca e Giotto ai ragazzi piccoli, così come si spiega e si cerca di mandare a memoria la cavallina storna di Giovanni Pascoli, no? Che questa è la... Il genio degli italiani sta nelle arti figurative e nella musica. Questo è il regalo che gli italiani hanno fatto all'universo mondo, no? Quindi bisognerebbe essere consapevoli di questo. Invece la defiscalizzazione? La defiscalizzazione, cioè voglio dire, se io sono proprietario di una villa storica o di un castello, che so, Castello di Bracciano, faccio un esempio qualsiasi fra i tanti possibili, beh, non sono un privilegiato, no? Che gode di un bene che altri non hanno, ma sono uno che per conto di tutti, perché il castello di Bracciano o la villa palladiana, le ville palladiane di Vicenza, eccetera, sono patrimonio dal punto di vista morale, spirituale, culturale di tutto il popolo italiano, anzi di più dei cittadini del mondo intero. Quindi io svolgo un servizio, svolgo un lavoro verso i miei contemporanei. Quindi perché non compensare questa mia responsabilità, questo mio lavoro, almeno cercando di favorirmi sul piano fiscale? Mi sembra un concetto abbastanza semplice, no? Cosa che avviene in altri paesi, no? Cosa che avviene in altri paesi dove non hanno neanche un millesimo delle cose che noi abbiamo e che necessitano di protezione, di restauro, di sorveglianza continua. Ma lei trova un po' di indifferenza da parte degli italiani verso le loro bellezze, verso la salvaguardia delle loro bellezze? Cioè, da una parte c'è una sovrana indifferenza storicamente dimostrabile da parte dei politici, questo è un fatto. Dall'altra c'è, per nostra grande fortuna, un rapporto in qualche modo osmotico degli italiani con la bellezza che li circonda. Gli italiani hanno avuto la fortuna, almeno gli italiani ancora della mia generazione, di nascere, di abitare posti belli, campagne bellissime, città antiche, intatte. E tutta questa bellezza, i colori del paesaggio, i colori delle pietre, dei mattoni, dei marmi, sono entrati in qualche modo nel gusto degli italiani. Come si spiega il primato degli italiani nella moda, nella fashion, cosiddetta fashion, no? Giusto. Perché in una sottana, in una cintura, in una borsa, nel profilo di un'automobile, in qualche modo c'è Botticelli e c'è Leonardo da Vinci, ci sono i faraglioni di Capri e ci sono i cipressi del Chianti. Questo è successo storicamente in Italia. E quindi... Grazie. A lei, signora.